Sbagliato tasto. Scusate, ho sbagliato tasto. Ma sei scemo! Se non lasciate like adesso, io vi meno tutti. Ma buon salve a tutti, amici nostri. Noi siamo Furabio, Inkling HY, e bentornati su Rayman Legends per il nostro 17° episodio. Prima di iniziare, amici nostri, come sempre, sigla! Allora, in questo episodio, siamo tornati su Rayman Legends. In questo episodio faremo l'ultimo mondo del ritorno alle origini, il picco mistico. Vai! Questo sarà un mondo veramente bastardo. Puoi confermare? Non per Inkling. Certo. Ah, già, già il boss finale pure. Ma perché ci sta? Ma perché ci sono dei fakiri, Dio? Perché io odio i letti di punte. Mi ruota il naso, aiuto, mi ruota il naso. Aspetta, devo prendere i rum rose. E prima di andare avanti. Cosa? In segreto. Che belli sti rosponi. Della razza di Globox. Che non ci hai fatto casa. Il vero colore casa. che non ci hai fatto caso. Globox. Ma perché non è accesa la luce? Ecco. In realtà il vero colore di Globox è rosso. Sì, perché poi mi ricordo tipo ha bevuto roba strana, non mi ricordo. Ma mi ha lanciato un pallone da calcio, sto figlio di puttana. Pallone da calcio, quasi stile Mario Striker, però tutto infuocato. Quindi quello lanciato da Mario o da Bowser. Possiamo rimarcare la soglia della porta. Fiuf, avevo paura che fosse una di quelle porte dove non è possibile chiamarsi Pietro. Obelix, il mio cinghiale. Si chiama Pietro, torna indietro. Non è il tuo cinghiale. Obelix, il mio cinghiale. Si chiama Pietro, torna indietro. Non è il tuo cinghiale. Vendicati. Vaffanculo, di mortacci tua e stronzate. Bene. Entra Globox. Ah beh, allora. Yeah. Grande. Meditazione fanno. Noi là mediteremo per l'eternità da favola. Pensavi? Oh, G-Golem, vecchio mio. Vecchio mio G-Golem. Adesso dov'è che appare il boss? No? L'ho appena preso io e l'hai preso te. Dai, dai, sul fulmine è arrivato dopo. Oh no, c'è una nave dietro. C'è una nave davanti a noi, come diceva Favige nel 2018. Aia. C'è una nave davanti a noi. Via, guarda, via. Siamo arrivati quasi alla cittadella di Alice Mansey, che vabbè, non esiste più. La cittadella di Alice Mansey. Dove ci ha traditi. Vabbè, ci ha traditi fin dall'inizio, quindi. Lui che fa tutto perché è gay e vorrebbe limonarsi da Alice Mansey e Mr. Dark. Salvami! Salvami! Peter! Salvami! L'ultimo con l'armadio. Ah, bene. Non è un armadio, è un forziere. Forziere. Sembrava quasi un armadio dall'aspetto. No, niente, lasciamo stare. Sì, vabbè. Oh. Oddio, con le chiappe elettrificate quello. Oh dai, ma spara l'elettricità proprio quando passo io, non è giusto. Non hai la tempistica, Fla. Guarda. Tempistica di sua madre morta. Scusa. Volevo uccidere il pesce. Ma siamo in acqua? No, siamo in acqua. Siamo sempre in aria. E perché ci sono dei pesci? Vai. E vai. Aspetta, prima di andare. Regina. Voglio picchiarti! Io giuro che picchierò qualcuno. Aia! Siamo morti entrambi, bene. Ora ti picchio. Dai. Ora li picchio quelli, li voglio picchiare. Tiè. Ora, sì, ora fallo. Oh, oh, oh. Oppure come direbbe Woody. No! Quando stavano per morire. Madonna, di recente mi sono rivisto Toy Story 3 e non me lo ricordavo così inquietante la scena dell'inceneritore. Eh? Toy Story 3 è perfetto perché...
Niente, non ci arriva. Aspetta, come facciamo qua? Aspetta così, Ora. Troppo. Vai. Ok, ora gira. No, la direzione sbagliata. Vai. Che scena brutta. Presse, io amo le presse, Sai quanto amo le presse? Di quanto abbiamo giocato a Origins e t'ha schiacciato letteralmente. No, è per dire che le odio. Vostra maestà! Ma che versi fanno sti cosi? Che poi ora che li guardo bene sembrano Ed di Futurama. No, non Ed, scusa, Bender. Perché non saltava? Perché non stava saltando? Stavo saltando. Perché Rayman non salta? Perché Rayman è un buon goblin? Lento! Via. Aspetta. Ah sì, bisogna ucciderli. No. Quello che intendo è che c'è un altro team. Ah! Cock! Chi l'ha fatta ruotare? No, ne abbiamo anche uno. Qual era? No! Dai, questa era da figlio di puttana. Anch'io da piccolo c'ero cascato a quel tranello. Ti stavo quasi per schiacciare quel blocco. Ma perché blocchi di ghiaccio possono ucciderti? Esatto. Ah, non lo sapevo. Lo siamo? Ok, per adesso non è troppo difficile, Già. Pensavo molto di... Mi ricordavo molto adesso. Guarda l'altro che era difficilissimo. Hanno semplificato qua in Legends con il tuo. Ma c'è un altro Mockingbird qua, tipo. Quello meccanico. No, qua no. No, non il Mockingbird, scusa, l'uccello, quello là grosso. No, proprio per niente l'uccello ci sta. Eccolo qua, boss finale segreto. Big Mama. Adesso... La mamma di tutti gli incubi. Adesso il tuo culone rosso sarà infranto. Intanto, un attimo che voglio cercare di... Aspetta, non così. Come si fa? Ah no, così non rende per niente, aspetta. Ho già preso la regina che era ben nascosta. Ok, andiamo. Salve sua maestà. Eccoci qua, dunque, Big Mama. Come funziona questa battaglia, boss? Bisogna evitare i suoi colpi ed evitare la lava. Ok. E ora si devono colpire gli occhi. Bisogna accecarla. Ora ci colpirà con le sue spine, con le sue spallette. Non ho preso neanche un Teens finora. La cosa non mi sta bene per niente. Dobbiamo prendere l'arlecchino. Ok, allora vai. Ora di nuovo nella lava. Adesso dovrebbe, tra poco. Adesso. No! Nah, dannazione. Aspetta, ed è così che finisce Rayman Legends la Definitive Edition! RIP Big Mama! Yes! Quanto siamo fieri! Boss segreto finito! Tutto finito. Tranne ovviamente il Marfistaccio che non farò mai nella parola. Mai lo faremo. Già, perché è una noia mortale. Cinque grata fortuna che non me ne fregano un cazzo.